Decima edizione dello Spoleto Art Festival, siamo qui con il nostro giornale Delicesis e abbiamo con noi Raffaella Lanzetta, poetessa che già seguiamo da tempo e dunque quest'anno è stato inserito anche il premio alla poesia. Raffaella, che cosa ti ha portato a Spoleto e come mai sei riuscita ad arrivare nella prima edizione proprio della poesia? Perché prima cosa, dopo un anno di reading, ho conosciuto anche il professor Filipponi e da lì appunto l'invito a Poeti Senza Frontiere. E così ho fatto il mio piccolo reading e da lì poi sono arrivata qui, è piaciuto questo reading, sono piaciute le poesie che ho letto, che richiamavano un po' dove io ho spiegato un po' il mio mondo poetico e così eccomi qua, dopo aver perseverato, dopo appunto essere andata un po' su e giù per fare reading, eccoci qua. E mi piace l'idea di essere tra i primi poeti, se così mi posso definire, visto che ho scritto una raccolta intitolata Fammi diventare poesia, che sono qui allo Spoleto Festival inaugurando questo nuovo filone, diciamo. Raffaella, fra tutte le arti la poesia è un'arte che ingentilisce l'animo e tu in tutte le tue poesie, questo lo fai risaltare, è un'emozione che arriva da dentro. Può la poesia salvare il mondo? Assolutamente sì, ha un grande potere la poesia, ha il potere di scalfire le anime anche più dure, che forse hanno dimenticato il senso della poesia. Con la poesia si arriva ovunque, la poesia è di tutti, tutti hanno poesia, soltanto che non la si vuole ascoltare o si è dimenticata, oppure non si vogliono ascoltare le emozioni che porta la poesia o semplicemente le proprie emozioni. Quindi per me poesia, cioè la poesia, la mia parte, si parte dal particolare, dalle mie emozioni, con l'aspirazione di arrivare diciamo alle emozioni di tutti, quindi universalizzare un sentimento. Bene, grazie Raffaella, grazie del tuo intervento, a presto. Grazie a voi.